No, aspetta, dillo in camera cosa stai facendo. Sto tirando a mangiare. Eh no. E qui casca l'asino. Allora, un paio di settimane fa facendo due conti, ci siamo resi conto che Surly spende un botto di soldi in takeaway. Perché, cioè, finché uno lo piena una volta a settimana, ci sta. Il problema è che lui lo fa tutti i giorni a pranzo e a cena. Hai capito bene che è un po' troppo. Anche perché lui comunque a casa c'ha due chef che possono cucinargli bene o male tutto quanto. Ma che chef? Ma la pena si deve fare la pasta asciutta. Ma zio, ma non scherzare. Dai, scegli cosa vuoi. Io? Sì. Non lo so. E zio, apri l'app. E dimmi quello che stai per prendere. Certo. Boh, non cambia quello che sta al PA, eh. No, ma sei sicuro? Dovete fare la spesa, ci mettete 6 anni. Ma che? Ma c'abbiamo tutto in casa, zio. Come primo prendo spaghetti trafilati al bronzo, cacio e pepe. Dai, buono, no? È fatta. E secondo? Che te mangi pure il secondo? Io sono in palestra ultimamente, devo pompare. Ok, dici secondo. Stefano, qua l'amichetto nostro pia primo e secondo, sì. Ci vuole l'apporto proteico. Un bello orecchio di elefante alla milanese. Dai, non sono al ristorante. L'orecchio di elefante alla milanese. Oh. Ehi. Non sono al ristorante, bello. Oh, ha detto lui. Ci ha sfidato. Allora ordino io, Ci ha sfidato. Sto va bene. Tirando. No, lo cuciniamo noi. Vuole, cos'è che volevi come primo? Cacio e pepe? No, cacio e pepe. Spaghetti trafilati al bronzo con cacio e pepe. Cazzo vuol dire? Cazzo ne so. E poi il secondo? Orecchio di elefante alla milanese. Andata. Ma la cosa più importante, quanto ti costa sull'app questo pranzo? 30 euro. Dacci 30 euro, allora. Ma non te l'ho chiesto io di farmi il pranzo. Scusa, a sto punto l'ordino. Se devo spendere 30 euro, almeno mangio bene. 28. Ah, cos'è? Ora fai la star ribasso. Aspetta, facciamo una cosa allora. Quest'oggi il pranzo glielo offriamo noi. Ah, pure. Però, se sarà di tuo gradimento, beh, dovrai essere onesto, mi raccomando. Mi devi pagare un weekend che vado a sciare. Ma cosa? Tu non sei scemo? Dai, zio, quanto vuoi che costi? Tu ti lamenti sempre che io mangio da Deliveroo, Foodora e sta roba qui, quindi va bene. Se riesci a farmi un piatto decente. Però un weekend corto, sabato e domenica. Andate. Ste, dobbiamo impegnarci, Primo ingrediente, cotoletta di vitello, uova e pan grattato. Mentre per la pasta prendiamo le tagliatelle, pecorino. Sì, ragazzi, sempre in busta perché mia madre non fa il pecorino e anche il parmigiano. E ci siamo. Totale della spesa 16,50 euro. Abbastanza onesto, dai. Questa qui è la nostra spesa. E dato che sono di Roma, io mi occuperò della pasta. Cercherò di farla al meglio mentre Stefano si occuperà delle cotolette. O meglio, mi darà una mano a farle. E dobbiamo vincere. Dai. Lei mi ha fatto le cotolette? No. Tu? Anche tu? Cazzo. 30 secondi fa ho detto cazzo ragazzi vinceremo. Sì. Cominciamo a preparare le cose. L'acqua della posta. Bravo. Ok. Allora Ste, dovrei fare una cosa. Dobbiamo cominciare a preparare le cotolette. Dovresti sbatterle non so con che cosa. Dato che in questa casa non ci vuole cosa per sbattere le cose. No, non così Ste. Mentre da questa parte noi cominceremo a preparare la guarnizione. Ma che ci fai con questo? Scusa? In questo qua prepareremo il letto della cacio e pepe. Il letto? Adesso vedrai. Prendiamo il parmigiano, ne mettiamo un pochino qua. Non so in realtà quanto, però credo che così basta e avanza. Cerchiamo di appiattirlo in qualche modo. E lo mettiamo al microonde per 20 secondi. Sei sicuro di ciò? Sì. Il microonde? Sì. Vai. Porca miseria, forse era un po' troppo. Hai messo 30. Questo qua lo prendiamo e lo lasciamo raffreddare qui dentro. Prossimo step è preparare e pulire la carne. Col 20% di sconto. Col 20% di sconto, sì ragazzi. So che la carne del supermercato non è la migliore, però... Non abbiamo un allevamento di bovini in casa. Come... La pulisci della carne, Ste? No, non sono capace. Io sono l'aiuto cuoco oggi, no? Sei tu lo chef. Bravo. Direi che va bene, no? Insomma. Come la schiacciamo con questa qua? No, Stefano, ma sei serio? Procediamo adesso all'imparatura. Prendiamo le uova. Prendiamo due uova, esatto. Ricordate, da allevamento all'aperto, altrimenti sono chiuse in gabbia e non ci va bene. Esatto. Con una mano te lo apro questo. Sì, sì. Di là le bucce che hai buttato dentro, il guscio. Dove? Sei stato fortunato. C'è un po' di sale qua dentro? Sì, anche un po' di pepe. Mettiamo qua il sale nell'acqua, purtroppo non abbiamo sale grosso. Wow, che chef che siamo. Questo qua adesso mettiamo da parte, dato che sarà anche l'ingrediente principale della nostra pasta. Cacio e pepe. E procediamo all'impanatura. Forse serviva un pezzino un po' più grande. Sai, vero che devi mettere anche il pan grattato per fare l'impanatura? Certo. Oh vai, una bella pan grattatina. Prima passata. Tu sei sicuro che si faccia così, vero? No. Ah, ok. Tu sei sicuro? Io no, io assolutamente. Ok, dobbiamo rifare la seconda impanatura, mettiamo a friggere l'olio. E anzi, prima buttiamo l'acqua sul fuoco. In modo che l'acqua sul fuoco buttiamo? Buttiamo la pasta sul fuoco. Buttiamo la pasta nell'acqua. Buttiamo la pasta nell'acqua. Ok. Proviamo una versione unica. L'olio? Quanto se ne butta di solito? In modo tale che ci possa entrare tutto dentro. Se non lo togli il tappo, vai da poche parti. Chef, lui. Vai, vai, puccia, puccia. Assolutamente ne facciamo due. Ah, perché ne prepari due? Perché se uno dovesse uscire male, almeno abbiamo l'altra. Ah, bene. Le parole di uno chef queste sono. Si chiama paraculacine questa. Stiamo cucinando, che vuoi? Sgomma, via, fuori da qua, coglione. L'olio è pronto, buttiamo la prima cotoletta. Okay. E la pasta? E prepariamo adesso la seconda. Una buttiamo. Tanto la pasta ha un tempo di cottura molto breve. La seconda era la prima, gli fai fare il doppio giro? Vedo che gli stai facendo fare il doppio giro. Eh sì. Ok. Vai. E anche la seconda è dentro.
Ok. Ce l'abbiamo le mani. Butto la pasta? Aspetta. 3 quindi? Vedi, sì. 1. 2. Se poi è buona, ti penti di non aver buttato il quarto. Tanto uno da solo non lo rifai. Butta tutto, va. Dai, ormai. Quello è per la carne, signor Tudor. Va bene, tranquillo. Mettiamo a tostare un po' di pepe. Così emerge il suo sapore. Ammazza, è bella, però. È bella. Come il culo alla padella, vedi là, carbonizzata. Carbonizzata. Mi è andata bene che l'altra è la seconda. Esagerato. Viene pucci di pepe, Si chiama cacio e pepe. Le fettuccine hanno un tempo di cottura di circa 3 minuti, quindi a metà cottura le tireremo fuori. Poi continueremo la cottura in questa padella. Intanto ci portiamo avanti e buttiamo un po' d'acqua di cottura lì dentro. E iniziamo a scioglierci il pecorino. Te lo passo? No, ancora no. Non dobbiamo scioglierlo. Sai che la prima cosa che studia uno chef è sono i tempi di cottura della carne? Certo. Quant'è la carne qua da cuocere? Bello, vedi la faccia e la risposta che trovi sul libro a scuola di sicuro. Io ragazzi vado occhio. Ragazzi, è difficile fare sia il primo che il secondo insieme. E anche riprendersi. Devo mettere il pecorino qua dentro? Tutto? Una mano sola sto facendo, ragazzi. Cioè, guarda che disagio. Mannaggia Assurri, mannaggia che ordina primo e secondo. Ma la cotoletta direi che la leviamo? Aspetta, no? La piccola sì. La piccola cotoletta. Io direi anche la grande, bello. Ma come la bistecca? Vai, bravo. Tieni anche per dritto. Minchia, ragazzi, ma che ansia. Generare il primo e il secondo è impossibile. Detto dallo chef. Voilà, mettila qua dentro. Appena finisce. Ok. Ok. E il secondo è fatto. All'incirca faremo un 70 pecorino, 30 parmigiano. 70% di quanto, però? Si va occhio, ragazzi. Le quantità devi dare in cucina. Si va occhio, mettiamo un po' d'acqua di cottura. E questa qua la faremo diventare una cremina. Ne aggiungiamo un altro po'. E voilà. La riempiamo anche di pepe. E scoliamo la pasta. Dai una scossata. E buttiamo la nostra pasta qua dentro. Ok. Bene. Adesso? Adesso la facciamo girare. Ma vuoi mettere lo sto formaggio o cosa? Vediamo, si mette a freddo il formaggio. Bello. Non si gira così, però ok. Stai tranquillo. Aggiungiamo adesso il formaggio. Con quello con cui avete girato la carne, girate anche la pasta. Ma sì, ma tanto è primo e secondo, no? Vai, vai. Ultimo giro di pepe e ci siamo. Si passa, ragazzi, finalmente all'impiattamento. Si staccherà? O si è rotta? No, non si è rotta. No, non si è rotta. C'entra però? Sì. Deve essere un letto, non deve essere... Un letto, che cosa. Un letto. Vai. Una bella romaiola, ma fa anche due di sicuro. Oh là. E voilà. Si straborda un po' dal letto, è normale perché le coperte sono state rifatte male. Bravo. Mettiamo un altro po' di pepe. Per sicurezza, almeno sappiamo sicurezza di pepe. E una punta di parmigiano. Una punta, perché finora ne abbiamo usato poco, quindi. E il nostro gatto è fatto, ragazzi. Entrambi, direi. Dobbiamo impiattare il secondo. E che ci fai? Come lo impiatti quello? Fagli il letto di parmigiano anche a quello, che devo dire? Non basta portargli questa, così. Bello mio, questo abbiamo. Ci mettiamo. Cazzo, niente, insalata. Mettiamogli un sorriso. Voilà. Fa anche l'occhiolino, tiè. Non ti vedo molto entusiasta, cazzo. Sei, sono passato due ore, di lui, dai, 6 anni. Ma sta quello momento, cos'è sta roba? Giovane! Ma va battuta la cotoletta. È strabattuta. Va proprio. È battuta, non ti preoccupare. Uh-huh. Vabbè, allora quindi questa è l'assaggino all'altro. Certo. E ho avuto un bel po' di fame, Sempre buono. Tagliatelle fatte in casa. Qualcuno non da noi. Ah, ok. Con cacio e pepe su un letto di parmigiano. C'è la crosta di parmigiano fatta al microonde. Fatta... Si fa al forno, di solito lui l'ha fatta al microonde. È uguale. Mentre da questa parte è una cotoletta buonissima, fatta con la doppia panatura. Chi viene dall'S lunga? La carne a sconto dell'S lunga 20%. Grande. Allora, io direi per il video facciamo un assaggio e poi me ne mangio con calma, no? Certo. Salda assa di parmigiano. E poi mangiamo un inizio. Dai, E tira giù. E gnam. Molto buono. È molto buono. E dai. C'è una cotoletta? È lì. Allora, qua dobbiamo pregare. Un po' di più. Allora, è morbida e croccante. Sembra cotta. Questo è aceto balsamico? Sì. Quella in realtà è per dargli un sorriso, per sperare in un tuo voto positivo. Dirò. Che buono pure questo. Sta mangiando di gusto, Cazzo. Famico, bello. Oh. Qui è il momento della verità, Aiaiaia. Perfetta, è perfetta. E lì è perché è attaccata all'osso, ragazzi, è perfetta. Non è perfetta, faccio pensare che ci fosse così. Guarda il lato positivo. Ti è costato di meno, forse. Anzi, no, aspettiamo, perché in teoria. Ah, no, che gratis. È bello. Che buono, ora sei. È reso che buono. Beh, arriva da scià, Quindi, siamo meglio di? Tutti i takeaway dei ristoranti e di cracco. Vabbè, no, la pasta è più buona. Ammazza. Allora, ragazzi, mission complete. Questa è la carta. No, non ci credo. È nuova, quindi è carica. Sì, è la swipe. È carta di dai, aspetta, calma, ragazzi, però, mi stai emozionando. Vai, calma. Vai. Weekend corto, sabato e domenica. Non spendere troppo, ti prego. Ragazzi, mission complete. Per questo video ringrazio Stefano anche. Ti offrirò una cena, Stevia, qua. Oh, e dai, con la carta dei soldi. Esatto. Divertirci. Superiamo i 50.000 like per questo video, ragazzi. Nei prossimi giorni verrà anche il vlog dove andremo a sciare. Grazie, Surri.